Buongiorno e benvenuti a Macete News. Oggi sono solo qua in studio, ma chi se ne frega se non c'è Furian, chi se ne frega? Perché abbiamo dei importanti argomenti, perché diciamo che ieri si è concluso la 51esima Barcolana, quindi l'evento più in voga di Trieste, l'evento principale forse di Trieste, e si conclude con lo sloveno Way of Life che trionfa a sorpresa, quindi una Barcolana caratterizzata da pochissimo vento e quindi i barconi che gadazzò come pazzi, perché con vele grandi te arrivi a zuccare un poco di più. E questo argomento Barcolana sarà un po' il centro anche di questa puntata e degli interventi. Da oggi infatti avremo anche le telefonate degli ascoltatori. Quindi ecco, i medici che c'è già una prima telefonata in linea. Pronto? Quindi, pronto? Vicento, pronto? Pronto, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Ghelindo, chiamo da Tavagnaco. Un saluto. Tavagnaco, guarda, amici di Tavagnaco, anche voi seguite la Barcolana, questa è veramente una roba che ci emoziona. Siete dei triesticoli, nulla facenti e nulla beventi, vergognatevi, una settimana di festa per un'ora di lavoro. Sta arrivando la nostra risposta da Tavagnaco, signori. Faremo la Tavagnacalana. La? La Tavagnacalana è una gara. Tavagnacalanutis. Tavagnacanutis. Ok, sì, cosa consiste? Tavagnutis. Cosa consiste? Una gara. Faremo una gara noi contro gli amici di Feletto Umberto con le barche di carta. Mentre lavoriamo, signori, non come voi che vi grattate continuamente, noi si fa la gara, ma si continua a vangare i campi, vergognatevi. Allora, siete la vergogna della regione. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Pugliese, quei provincia centro e trine. Ringraziamo Ghelindo per questo importante. Andate a lavorare. Ok, questo lavorate. Questo è importante. Vergogna. Maestro, dimmi Lieve. Ma lei è venuto proprio qua in questa città così frenetica, che c'è tutti che corri, sì, sembra come Milano, una capitale, tutti che corri. Senza questo pace. Nord che non ha mai. Se dove che sei queste cose che i maestri deve arrivare. Ah, dove si bisogna ricordare l'equilibrio. Ah. Però se tutti noi, mi vedete che fa confusione, tutti che sassi nordici così, io invece sono convinto e mi voglio portare lo spirito della vita ultraterrona. La vita ultraterrona è importante. Mi voglio impararlo. Sei imparato. Incomincia respirando senza fare niente, respiro, basta. Mi dicono che c'è un'altra telefonata in linea. Pronto, un altro ascoltatore, pronto? Sì, è Jurkic. Jurkic, ciao Jurkic, hai seguito la Barcolana? No. Non hai seguito la Barcolana? No, non seguo queste robe qua. Non so, ok. Per sogno. Cosa? Come tutti, mai? Tutti adesso in Barcolana, stia. Tutti in Barcolana. No, beh, è un... No, non vado. Sono eventi. Mi non partecipo a queste robe qua, cosa tutti, facile. Che c'è sta roba e tutti quanti in Barcolana. Oh, cosa siamo schiavi? Oh, Barcolana, tutti. Allora, non vado. Giusto che comunque è un evento che coinvolge tutta la città e che sia anche una voce contraria. No, perché per forza. Perché no, non faccio queste robe qua, dove che tutti, facile, adesso arriva la Barcolana, tutti. Sì, tutti e fa. Mio vegno. Ok, è molto interessante la sua opinione. Fatto un cosa post. Fa? Un post? Dove scrivo che non vegno. Ah, mi, un post. Con orgoglio mi, Jurkic, non vegno. Lei non la viene. Non vegno. E cosa le fa? Le scrivi un post. Scrivo un post. Vabbè, sì, non scrivo un post. Va benissimo. Non vegno in Barcolana. Anche con un po' di interiorità sei bello, ancora più sì, no, non no, fa no. Niente con un po' di interiorità sei più bello. Le damo. Dammo un po' che fa. Yeah. 20. Passa qua, 20 va bene. Se grazie, ma. Se devi dare 30 oggi ti offro i cipapcici, dai. Ok. Dammi 30 con i cipapcici. Ecco. Dai, i cipapcici fanno 50-50, vabbè? Sì. Ti sono contento? Sì. Respiro. Un'opinione controcorrente validissima, ne ringraziamo per questo importante contributo. Sì, ringraziamo, però mi non vegno. E neanche non ve guardo.
Faccio un post. Via Roma sei un casino, se tutti in colonna. Le rive sei un casino, nervosi ed incazzati. Ormai sei da martedì, a cercar parcheggio a svuoto. Cazzi là in divieto, che saria perfetto. Top saria che i tubi la porti via. Barcolana che si concludi a sorpresa con l'accorciamento del tragitto. Era talmente poco vento che a un certo punto hai detto: oh, se impantanemo qua e stiamo fin mercoledì, o accorcemo il campo di regata. E a quel punto, con l'accorciamento del campo di regata, sei arrivato a concludere Barcolana in tempi decenti. Ma vedo che abbiamo una nuova telefonata in pronto, linea. Pronto, sì, sono Nella, sono ancora in mezzo al mar con un container su un cargo. Signora Nella, allora... con le bestie dentro sto container che mi ha messo quello che il camionista che non capì niente. Allora, io volevo venire a trovarvi voi nel container e me l'ha portato chissà in dove. Esatto, l'ha negato anche ieri questa roba durante la diretta. La signora Nella ne caccia, ma per spiegarne questa situazione, la gasbaglia container, la sono qua col babuino Eugenio lo cascio. Sei in un container con un babuino Eugenio lo cascio, se chiama che godito sai, insomma, che se non mi uno che gasti hobbies, che piasi i pistacci, che piasi le banane, che tutta la collezione di Kiss Milicia, se abbiamo fatto delle cioccolate su Kiss Milicia, sul color del ciuffo di Mirko, che lui che ricorda tanto il color del suo cul, che pare uguale. Benissimo. Allora gli si aveva affezionato alla figura. Maestro, dimmi, lieve. È tutto questo sforzo che noi femo, sì, per aspirare all'infinito, alla spiritualità, eppure anche delle grandi persone, delle persone molto importanti, se l'ha perso. Questo è vero, questo sono come femo. Se dei grandi uomini che aveva trovato, sì, un po' una strada, un percorso, una cosa, e dopo se l'ha perso. E tante volte mi lo voglio dire, te lo dico o non te lo dico, perché dopo qua, se le femministe, le cose... sei quasi sempre colpa delle babbe. Ah sì? Sì, quasi sempre colpa delle babbe, ma proprio il 99,9% se colpa delle babbe. Per farsi un esempio, John Lennon, ieri bravo. Un grande persona. Quando si rovina John Lennon? Quando che si arriva Yoko Ono? Come si arriva Yoko Ono? Come arriva Yoko Ono? John Lennon a finire ad essere quel che era. Mamma mia. Ma che era ragione. Esatto, Yoko Ono, se colpa di Yoko Ono. Barche di un miliardi. Inizia a sgomitare. Tornando in Drio, finalmente torna a Trieste, dentro in un container con un babuino che si chiama Eugenio Locascio. Eugenio Locascio, ma non è solo lui, c'è anche le giraffe, gli elefanti, le giraffe. Bestie, mi sì, perché se loro pensava che sono tipo l'ore, no? I mega visto, perché questo mio vestito, sta mise, che un poco qua tutte le bestie mi invidia, devo dire, tra l'altro. Comunque ho sentito delle robe che non mega piaccio sulla Barcolana di sto anno, ecco. Ah, ma la Barcolana di sto anno che ha avuto numerose variabili rispetto alle scorse edizioni. Ad esempio, il percorso a un certo punto, proprio per mancanza di vento, che abbiamo detto anche prima, è stato accorciato. Ecco, questa roba qua è una roba che mi trovo insopportabile. Cosa? Ogni volta che sento parlare di accorciamento, mi sento mancare, ecco. Benissimo, benissimo. Sì, sì, qua. Sì, mi dispiace tantissimo. Ecco, non so, adesso che domando l'elefante. Ecco, lei, per esempio, signora elefante, cioè, se gli diria che da domani la proboscide di metà, cosa le mi dici? Ecco, e se è intristito, immagino, mi dispiace tanto perché... E quando io coglione sei nel mondo? Se piende io coglione. Mm-hmm. Se tutto uscite io coglione. Che proprio se fosse almeno sta figa, io coglione. Invece prima Andreotti io stile babba. Queste sono robe che non può capire. Ma queste sono robe che mi ha infastidito quasi, guarda. E mi piaceva già lei, no? Invece no, the people. E vabbè. L'hanno infatti di sapere come procedi questo suo viaggio. Anche mille accorciamento, come fai adesso? Cosa devo fare? E porti qua più vicino Trieste, così mi metto qua, oppure atterro a Malta e che dico che sono a Trieste, ma a me Malta non mi piace, cioè porti un murador qua, mi non voglio di stare qua, scusami.
Aliero, sì. Oggi, dopo tante robe che mica ho fatto per te, sì. Ti chiedo di fare una roba. Ma sicuramente, maestro, bravo, qualsiasi bravo. Cosa. Allora fai questa cosa importante per me. Va a accendere un incenso. Ok. Un incenso? No, Vincenzo proprio. Vincenzo, quello che ha il negozio qua di sotto. Mettevi un sacco di pila perché non ha pagato tutte le lezioni che gli ho dato. Ok. E te va a accendere e temo che fa lo stomaco. Vado a accendere Vincenzo. Va a accendere Vincenzo qua sotto. Va, va. Subito, maestro. Va a accendere Vincenzo. Guarda che, se, che sia benzina, sa? Fa le robe bene. Bravo. Va a accendere Vincenzo, va. E che grande ora. Che simpatico sto Vincenzo. Allora oggi che abbiamo da mettere almeno 22 inserti, perché devo tagliare la parte delle travolte che non andava tanto bene, dobbiamo rifare la scena 15 e se arriviamo a montare un poco meglio l'audio della 6 Cos'è sta roba? Non te vedi? La principessa Laila. Ringa era bravo anche lui, sai? Ah, dopo si diventava un biscotto, se rovinava, sei sicuro sta colpa una babba, però i biscotti. Tira la zocca e proboci, sporcazzon! Ho scoperto che in India sono delle persone che fa dei voti. Sì, sì, che si chiama i sadhu. E fa tutta una serie di cose. Sì, fa un voto per tutta la vita, proprio. Sì, sì, sei uno sono che si rodola per tutta la vita, sì, tutta l'India. Dopo sei un altro che. E non fa niente, basta essere tipo di mio canale, non fa niente. Dopo sei un altro che sta tutto ingragnato tutto il tempo. Ingragnato? Ingragnato sporco, proprio. Ah, ingragnato. Che quega tutto il mio rispetto, devo dire la verità. E dopo sei uno, sei addirittura uno che sta col braccio alzato tutto il tempo. Ma veramente tutta la vita col braccio alzato. Che lui che ci ha fatto tante legnate, perché gli autisti del bus, no? Lui ogni volta che lo vedeva, lo si fermava e sto qua non andava su. Ai, dopo cinque volte che sto quasi col braccio alzato, che pensa che dice fa il bus invece e se è giusto dare che zo. Spiritualità. Al posto di fare questa cosa col braccio in aria, fate una cosa, mettete le mani del cu, cioè se proprio ti vuoi fare una roba che ti fa. Un voto delle mani del cu. Fate un voto delle mani del cu piuttosto che sta cosa. Che tutti gli autisti dei bus, i poveri, che diventano matti. Pallacanestro Trieste fa il miracolo e spugnata Sassari. Ottima prestazione dei biancorossi che battono la squadra del Poz 59-65. Quindi molto importante questa notizia di sport, il basket triestino che finalmente torna. Abbiamo una telefonata, vediamo se qualche. Sì, sono Jurkic, pronto. Jurkic, allora, sì. Boh, la barcola non seguiva, sì. Però. Mi chiedi se ero a vedere il basket. Stavo per chiedere. Signor Jurkic, lei era a vedere la partita? No, mi. Non vado in quelle robe là. Scrivo un post che non vado. Voglio vedere dopo. Mi scrivo un post, non vegno. Cosa mai? Tutti quanti vai e mi vegno? No? No, la fa bene a cari. Distinguersi dalla massa. No, cari, mi non vegno. Sono come quei là, tutti sport e vegno. No, la fa bene. Abbiamo capito che. Stavo a casa chiuso, che se sta bene, scrivo post. La scrivi un post? Post, scrivo. Sul fatto che non la va a vedere la Barcolana. Certo, che non va a Barcolana. Ma cosa è Barcolana? Tutta quella gente, vado, non no, vado. Non so mai. Scusa, un post scrivo. Siamo così stretti, che porche femo peti. E sono sol motivo de sto casino. Barcolana. E tutti schimperacci sei. Barcolana, no, non sai perché, con la faccia al defigon, con le tue navi da cardiagra. Adesso tu dica in Cina, no? Tu dica in Cina e devi vedere Joker. È un film che sta un poco scuotendo le opinioni. E mi non vado. E mi ha detto che sei l'attore bravo, ma mi non vado, non vado, cos'è? Sì, sei molto bravo, e sei quindi, un bel fi- e quindi l'attore bravo e quindi vado, non vado tanto dopo viene fuori in DVD e la compra, lo gioco la, non mi no non mi no, non mi compro il DVD. Tanto viene in televisione fate, e lo guardo dopo, no caro, non lo guardo, e quindi cosa televisione? Scrivo un post.
Ma è quello, scusi, quel che ha fatto il voto, che praticamente passa la vita che si rodola, rodolando per tutta l'India e non cammina mai. A Trieste si tende che si rodola per i baretti, e ah, sì, non sai che sono là a dire che non sta rodolando per i baretti, Rodrigo. Siete che voi rodolate per baretti, te se rodi per baretti. Ognuno sceglie la sua strada spirituale. Se sceglie come rodolarsi da qualche parte. Mi per rodolarsi con nome gambe. Siete devo dire. Sì. Siete devo dire. Che un posto su, su. Ogni volta adesso, uno sì, dopo uno, dopo il DVD e dopo uno cosa in televisione. Scrivendo che non la comprano la guarda. Cosa mi vado a c'or quella roba che c'ho il tutti, pecore, eccetera. No. La gara, pecore, la... mi piace scrivere pecore. Ok, pecore. Pecore, okay, mi piace scrivere. La gara, in posto ho scritto pecore, se okay, tutti pecore. Bene, grazie. Grazie, grazie. Io vado. Mico dei dubbi su alcune cose. Allora ditemi scettici. Ditemi no, scettici. Sai che te scettici. Qualche volta dei miei ostili, qualche volta dei miei scettici, sono tuo maestro, un po' di fiducia. No, no, ma mica ho fiducia. Però mi so che lei aveva anche un passato che noi era molto meno spirituale, molto più sportivo. Come si coniuga queste cose? Sì, come si coniuga? Se siamo qua adesso a fare le robe sui verbi, non sono mica qua che devo fare con te queste cose. Qua vado in maestra di grammatica, se devo coniugare. La me scusa. Comunque questa cosa qua... Allora, vabbè, del giorno che ho fatto anche, andavo a sciare. Ah sì? Andavo a sciare tantissimo, io ero bravo anche, se venivo zocche. Io mi chiamava sci on conneri, fa conto. Wow, la bravura, c'è il talento. Sì. Dopo una volta, venendo zona, sono cascato per terra. E ho visto che era bello, cioè, distirato per terra, senza fare un cazzo, sulla neve. Basta, non più scia. Questo si sta l'insegnamento. L'indizio sta qua, il passaggio. Il passaggio si sta. Tra il curare il corpo e il curare l'anima. Sì, sì, sì. Numerosi VIP in Barcolana, quindi l'evento è talmente grande che ormai anche personalità di spicco del mondo dello spettacolo partecipa alla Barcolana per provare un'esperienza nuova. Allora, che abbiamo avuto addirittura Victoria Swarovski e Serena Utieri, e a bordo del Force 9 Italflora ieri addirittura la Miss Italia di quest'anno Carolina Stramare, come una telefonata in linea. Stramare cosa? Barcolana! Come se se vai in regata, solo se si può far la grigliata, cotto in crosta e crema! Grazie, grazie. Devo chiudere la telefonata? Sì. E mi chiudo. Non sai che ho fatto qualche volta. Grazie. Poi. No, non chiudo. Mi resto okay qua. E cosa la fa al telefono? Niente, scrivo un post. Carissimo, no, e sta roba qua, le stramare, no, no, che non va bene, cioè, perché se un attimo, te svido i bracci, ti faccio diventare come la Venere di Miglio, quella barba, cioè, rendite conto delle cose che potremmo fare, su un attimo, su un attimo. Viva! Grazie per essere stati con noi in questa ennesima puntata di Macete, siamo quasi alla puntata 90, una roba del genere, quindi numeri, cioè ragazzi, numeri incontenibili. Ricordiamo che Macete va in onda ogni giorno su Tele 4 alle 19.05, alle 20.05, alle 23.30, alle 11 del giorno dopo e alle 13 del giorno dopo, 5 volte al giorno Macete, ragazzi. Ancora un'ultima telefonata prima di chiudere. Jurkic. Non vardo, né alle 19.05, né alle 20.05, Jurkic, né alle 23, non vardo, scrivo un post. Scrivo un post che non vardo, cosa tutti a guardare Macete come le pecore, che mi piace scrivere pecore, Macete, tutti sì, come le pecore a guardare Macete, non vardo, scrivo un post. Ok, grazie post, signor Jurkic, scrivi un post. Scrivo un post, vado subito a scrivere un post. La vado subito a scrivere un post, grazie sì, per questo terzo importantissimo sì, contributo. Facile. 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 Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Seccio di Rosini.